E benvenuti in questo nostro nuovo video su Miraculous Love. Allora, non è nostro perché adesso è mio, perché la viola oggi non c'è potuta essere. Uffa. Comunque, Viola vi manda tanti saluti. Bene, allora andiamo a descrivere il video di oggi. Nel video di oggi andremo a aprire un personaggio 3D di Miraculous Ladybug. Sapete quelle bustine che si vendono in edicola? Queste qua, ecco. Credo che ormai tutti i pazzi di Miraculous come me le conoscano. Quindi, vabbè, queste qua. Però la cosa speciale è che le andremo a aprire con Marinette. Ciao ragazzi. Io non ho parlato. È stata Marinette a parlare. Io non l'ho parlato. Comunque ragazzi, andiamo a aprire questa bustina. Ragazzi, andiamo a aprire la bustina. Ebbene ragazzi, ecco la nostra bustina. Eccola qua. Allora, andiamo a descriverla per benino. Allora, intanto c'è questa immagine bellissima di Ladybug. Che non mi si, se non mi si rompe la bustina, la vado a ritagliare. Anche la scritta qua sopra, Miraculous, Fa vedere che è un'edizione Jedis edicola. Poi fa vedere qua una, diciamo, vi fa vedere un esempio di statuetta che potete trovare, in questo caso è quella di Ladybug. E poi c'è scritto: contiene un personaggio 3D più un pop-up in allegato alla rivista. Cos'era un pop-up, ragazzi? Non mi ricordo cos'era un pop-up. Comunque, ragazzi, andiamo ad aprirla. Marinette, la vuoi aprire te? Oh sì, dai, fammela aprire, ti prego, Viola. Ok, te la faccio aprire a te. Bene, Marinette, sei pronta? Sì, Viola, io sono nata pronta. Bene, allora. Uno, due, tre. Aperto! Yeah! E vai. Bene, allora, Marinette, vieni, siediti qui. E vediamo che personaggio c'è uscito, ragazzi. Io spero, Marinette, in tutti i modi. Speriamo, allora, andiamo a aprire. Ok, che cos'è? Oh mio Dio, è plastificato pure, ragazzi, è plastificato. C'è uscito Chat Noir, oh mio Dio, ma è bellissimo. È anche molto fatto bene. Allora, comunque ragazzi, andiamolo a aprire. Ragazzi, guardate, io sono super eccitata. Oh, si aprono molto bene rispetto ad altre cose che ho comprato in edicola. Bene, allora troviamo questo fogliettino bianco, ma che bello che è, ma vai via. Allora, questo è il piedistallo, naturalmente, cioè se non lo sta in piedi. Ecco Chat Noir. Oh mio Dio, ragazzi, ma è bellissimo! È bellissimo, seriamente, guardate che dettagli. No, vabbè, è fantastico secondo me. Col bastone pure. Ma che è pieghevole il suo bastone? Da quando è pieghevole il bastone di Chat Noir, ragazzi? Da quando è pieghevole il bastone di Chat Noir? Vabbè, comunque là, secondo me è bellissimo. Allora, andiamolo a montare. Speriamo ci sta. Perché allora. Oh. Non si monta, non si monta! Su, Charmar, montati, dai! Non ce la faccio più, ragazzi, io sono fuso. Basta, apri. Cioè, sì, scusa, mettiti. Oh vai ragazzi, ce l'abbiamo fatta là. Ecco il nostro bellissimo Chat Noir. Con questi bellissimi occhi verdi, ora me lo sposo. Chat Noir, basta, non puoi cadere. Basta, non ce la faccio, basta, ragazzi, io me ne vado, basta. Vabbè ragazzi, comunque Marinette, sentiamo il tuo parere. Ti garba questo Chat Noir in miniatura? Ok, Viola, ma lo useremo, non lo so, in qualche storia? Beh, sì, se ci capiterà, sì. Ci capiterà per forza, Marinette. Comunque, bene, ragazzi, allora.
Il video di oggi finisce qui, anche se sono leggermente incavolata con questo piedistallo. Scusa, Marinette, se ti ho messo lì. E con questo Chanel, perché non ci vuole mai stare sopra. Non ci vuole proprio stare sopra. Io, ragazzi, è una cosa incredibile. È una cosa letteralmente incredibile. Secondo me l'hanno fatti i buchi male. Perché tutti a me tanto devono capitare, il gioco difettoso deve sempre capitare a me. Ma comunque, ragazzi, bene, allora questo Chat Noir ci è piaciuto tanto, è fatto bene. A te, Marinette, è piaciuto? Oh mio Dio, ragazzi, cioè, è stato fantastico, ragazzi, è bellissimo. Beh, ma comunque allora, ragazzi, stai qua, già che mi hai fatto arrabbiare in un modo fuori dal normale. Lei, la plastica è molto bella, buttiamola via. Scusate, ragazzi, mi sono dimenticata una cosa. In tutto questo trambusto di Chat Noir che ci ha fatto arrabbiare, mi sono dimenticata di vedere il pop-up e la rivista. E la mia intelligenza superiore. Comunque, ragazzi, andiamoli a vedere. Scusatemi tanto. Allora, ho tirato tutto insieme fuori, scusate, non ne potevo più, ragazzi. Allora, intanto ho capito cos'è il pop-up. Diciamo, quella scenezza. Sì. Perché? Perché? Ho capito. Aspettate, scusa, posso avere questa. No, scusa, questa proprio no, voglio farla. In this time, I'm Marinette, just a normal girl, with a normal life. No, ok. Comunque, questo allora, ragazzi, era il pop-up. Bene, comunque, andiamo a vedere la rivista. Vieni, ma mettiti qui. Almeno mi ascolti. C'è scritto Miraculous. Scusate, perché animali pucciosi? Cosa c'entrano le foche con Miraculous? Forse c'è, scusa Marinette, forse c'è il Miraculous nella foca, nella terza, nella quarta, nella quinta, nella sesta stagione? Ci sarà. Grande domanda. Oh mio Dio, immagino che il supereroe sia la foca. Oh mio Dio. Animali pucciosi. Non so se sono pucciosi, però. Poi dolce forno, curiosità del mondo, lo so che di che. Scusa Marinette, vabbè, altra tutta roba, bla 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 bla. Ah, scusate ragazzi, ecco una cosa che non vi ho fatto vedere. Fa vedere i vari personaggi: Chloe, Chat Noir, Adriana, Debug, Chat Noir, Marinette, Debug, Papillon. Sì, fine. Bene, scusate ragazzi, vi dico di nuovo il video di oggi. Finisce qui. Allora, intanto, Marinette vi saluta. Ciao ragazzi, al prossimo video. E anch'io vi saluto. E anche la Viola vi saluta, vi manda un grande saluto. Quindi. Ciao!